गुरवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वायं रूप कदा महायं ददाति स्वापदं तिकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यजाम ततो जयामुदीरयेत् श्रीमतं स्वाकता कृष्णा पुनःश्रावणकीर्तनं हृद्यन्तास्तयवाद्राणि विदुनोति सुरित्सतम् नष्टप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिके ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam canto sesto capitolo primo la storia di Ajamil il verso è il numero 24 Il verso è il numero 23, ok. Evam nivasatas nivasatas tasya lalayanasya lalayanasya tat tat sutan sutan kalo kalo tyagam tyagam mahan mahan rajan rajan Astashityayusha Astashityayusha Samaha Samaha Evam nivasatastasya Evam nivasatastasya Lalayanasya tatsutan Lalayanasya tatsutan Kalutyagan mahanrajan Kalutyagan mahanrajan Astashityayusha samaha Astashityayusha samaha Chiudere? Dai, Hare Krishna Evam nivasatastasya Evam nivasatastasya Lalayanasya tatsutan Lalayanasya tatsutan Kalutyagan mahanrajan Kalutyagan mahanrajan Astashityayusha samaha Astashityayusha samaha Quante volte l'ho letto? Due o tre? Due. Evam nivasatastasya Evam nivasatastasya Lalayanasya tatsutan Lalayanasya tatsutan Kalutyagan mahanrajan Kalutyagan mahanrajan Astashityayusha samaha Astashityayusha samaha Evam nivasatastasya Evam nivasatastasya Lalayanasya tatsutam Lalayanasya tatsutam Kalutyagam mahamrajam Kalutyagam mahamrajam Ashtashityayusha samaha Ashtashityayusha samaha Evam nivasatastasya Evam nivasatastasya Lalayanasya tatsutam Lalayanasya tatsutam Kalutyagam mahamrajam Kalutyagam mahamrajam Ashtashityayusha samaha Ashtashityayusha samaha Evam, Evam in questo modo Nivasata vivendo tassia di lui Ajamil Lalayanasya che manteneva tat di lei la Sudrani Sutan i figli Kala il tempo Atyagat
Passò. Mahan. Molto. Molto. Rajan. Rajan. Ore. Astashitya. 88. 88. Ayushaha. Ayushaha. Della durata di vita. Della durata di vita. Samaha. Samaha. Anni. Anni. Traduzione. Caro re, mentre passava il suo tempo in queste attività detestabili e peccaminose per mantenere la sua numerosa famiglia, trascorsero 88 anni della sua vita. Verso numero 24. Tasya pravayasa putra dashate sam tuyo vamaha balo narayano namna pitroscha daito brisham. Traduzione. Il vecchio Ajamil aveva 10 figli, di cui il più giovane era un bambino chiamato Narayan. Poiché Narayana era il figlio minore, naturalmente era molto caro al padre e alla madre. Spiegazione da Srila Prabhupada. La parola Pravayasa indica quanto Ajamil fosse degradato. Infatti, nonostante i suoi 88 anni, aveva un bambino ancora molto piccolo. Secondo la cultura vedica, l'uomo deve lasciare la casa non appena raggiunge i 50 anni e non dovrebbe continuare a vivere in famiglia per generare altri figli. I rapporti sessuali sono concessi per un periodo di 25 anni, tra i 25 e i 45 anni di età o al massimo i 50. Poi bisogna abbandonare le abitudini familiari e lasciare la casa come vanaprasta e infine adottare il sannyas. Ajamil, invece, a causa dei suoi rapporti con la prostituta, perse tutta la sua cultura braminica e si macchiò di gravi peccati, persino nella sua cosiddetta vita familiare. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yat kripa tamaham bande shri gurum dinatarinam paramananda madhavam sri chaitanya mishwaram Hare Krishna. Allora, Ajamil si è degradato con questa Shudrani, una prostituta. Non tutte le sudrani sono prostitute, ma questa in particolare lo era, e vivendo con lei genera figli, 10 figli, tra i quali il più piccolo è Narayana, questo bambino che lui chiama Narayana, a cui è molto affezionato. E questa è una storia triste, quella di Ajamil, anche se ha un lieto fine. Una storia triste perché lui rischia moltissimo. Il fatto di aver chiamato il figlio Narayana e di essersi affezionata a lui è derivante dalla sua vita devozionale precedente. Lui era stato un devoto. Allora Krishna, che non dimentica mai i devoti, gli dà una mano, fa sì che sia ispirato a chiamare il figlio piccolo Narayana, ci si affezioni, e al momento della morte o giù di lì, quando sta per morire, perché poi non muore, chiami per affetto il nome di suo figlio Narayana, che però è il nome del Signore. E Mana Krishna Nivesa, cioè se in qualche modo la mente va sul nome, come dice Srila Rupa Goswami, anche se uno lo canta inconsapevolmente, però la mente è andata su Krishna, è andata su Narayana, è andata sul nome,
quello ciò ha effetto e lui viene salvato e può andare poi a cambiare vita. Però è una storia triste nel senso che non è da imitare, non che uno pensi ho fatto un po' di servizio devozionale, mi sono impegnato per un certo numero di anni, il nome mi risuona ancora nella mente, posso perciò andare a vivere una vita anche degradata perché Krishna non si dimenticherà alla fine del servizio che ho svolto e in qualche modo mi farà ricordare di lui o nella forma del nome o in qualche cosa. La differenza qual è? La differenza è che Ajamil non conosceva la storia di Ajamil. Questa è la differenza. Ajamil è il protagonista, ma non è che gli avessero raccontato da piccolo, sai, c'è la storia di Ajamil, uno che è andato con una prostituta, e ha fatto così, ha fatto colà, ha vissuto una vita degradata, uccidendo, rubando, rapinando, facendo 10 figli anche in età avanzata, che è una... Bravo padre, adesso ne parliamo, è una cosa... altamente sconsigliata. Lui non aveva sentito la storia di Ajamil, per cui quello che faceva lo faceva tra virgolette spontaneamente, proprio era spontaneamente degradato, non ci aveva ragionato sopra Ajamil, non aveva detto poi in qualche modo siccome sono stato Brahmana Narayana mi aiuta, vedremo, non ha fatto calcoli di questo genere. Se uno facesse calcoli di questo genere, namno baladhyasya i papa buddhi, cioè incorrerebbe nella 7ª offesa, che è quella del compiere atti colpevoli contando sulla forza del nome per redimersi, contando sulla forza del nome per poi non subirne le conseguenze e in qualche modo avere, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca. Questo Krishna non lo condona, perché è un'offesa molto, molto pesante. Nessuno deve pensare in questi termini, perché appunto noi conosciamo la storia di Ajamil, ci viene fatta conoscere proprio a questo fine, affinché uno faccia una vita degradata e poi dica Narayana al momento della morte. Ci viene fatta conoscere questa storia affinché uno non viva una vita degradata, cioè e stia attento, altrimenti appunto incorrendo, se dovesse avere quella mentalità, incorrendo in quel tipo di offesa, non no baladhyasya i papa buddhi, cioè si rovinerebbe veramente la vita spirituale e precluderebbe la possibilità al santo nome di purificarlo, di attrarlo e di portarlo indietro a sé. Perché non ci sarebbe innocenza, non ci sarebbe nel canto del nome. Ajamil, per quanto degradato e fetente e cattivo sia diventato, va bene, alla fine è innocente, canta il nome innocentemente. Non lo canta adesso, sto per morire, canto il nome di Narayana, anche, cioè mi salvo. Niente del genere, lo canta innocentemente, inconsapevolmente. Navabas. Per cui questa è da tenere a mente, la storia di Ajamil non è un'assicurazione, sai quando ti vendono l'assicurazione, non ti preoccupi che alla fine tanto, tutto va bene perché anche se poi si degrada arriva l'assicurazione e paga. Cioè, nella forma del nome. Uno può cantare anche il nome, ma se lo canta insinceramente, anche vicino al momento della morte non avrà effetto. Allora, poi Srila Prabhupada parla comunque nello specifico di questa vita degradata di Ajamil, che a 88 anni aveva un figlio di 2 anni, perché a 86 anni aveva procreato. Cioè un eroe per i materialisti, cioè quello 86 anni ancora ce la fa, cioè se questo qui cosa gli hanno fatto? Il biberon col Viagra quando era piccolo, cioè perché a 86 anni insomma è un'età molto avanzata.
E per i materialisti è un eroe, uno veramente wow, ce l'ha fatta. Magari ci metterei la firma, cioè fino a 86 anni poter far sesso, eccetera. Questa è la mentalità materialistica. Però Yanni sa salva Bhutananta, cioè per quello che è notte per il materialista è giorno per lo spiritualista, e quello che è notte per lo spiritualista è giorno per il materialista. Salvatomune, cioè vuol dire, questa invece è una maledizione per uno spiritualista, uno che ha 86 anni ancora lì, attaccato al corpo materiale, attaccato al sesso, che è il vincolo più stringente nell'identificarsi con il corpo, perché per essere eccitato, per essere attratto, vuol dire che proprio ti devi identificare, altrimenti come fai? Non puoi andare lì e pensare questa qui è una carcassa, perché anche lei non è che fosse giovane, probabilmente la prostituta, sì, sarà stata più giovane di lui, ma cioè sono passati 60 anni, cioè questa qui anche cioè, qualche rughetta ce l'avrà avuta, allora per dimenticare proprio la bruttura del corpo materiale, di quello che è, poi specialmente nell'età avanzata, proprio dice i giovani hanno questo fulgore, no? Cioè quando il corpo è giovane traspare un po' di fulgore, di come si dice, shining, un po' di lucentezza, no? La lucentezza della giovinezza, ma poi quando va avanti uno diventa decrepito, e allora lui ancora era attratto da questa qui, cioè, ma per quanto potesse essere stata Miss Bharatvarsha, cioè sicuramente a 60-70 anni, cioè qualche acciaccuccio e qualche crepetta ce la doveva avere, però lui era ancora attratto, perché era molto identificato, e questo non va bene per uno spiritualista. Questa è è una condanna, è una maledizione, se ha 86 anni, 88, se è ancora attratto dal corpo materiale di un'altra persona, anche lei anziana, cioè, e ci fai un figlio praticamente. Peraltro senza ritegno, senza pensare, non so, al futuro di questi figli, perché insomma mica puoi rapinare fino a 108 anni, vai ancora a fare uno strappo lì col motorino, cioè, o con la biga, cioè fai uno strappo vedico. Non è possibile, ti strappano un braccio a te se devi strappare una borsetta a una signora, o di uccidere qualcuno, non ci vedi, perdi la vista, spari al bersaglio sbagliato, per cui è veramente patetica la situazione di Ajamil, veramente patetica. È vergognosa per uno spiritualista, veramente diventa una situazione patetica e vergognosa. E questo Prabhupada lo sottolinea dicendo che la vita umana, un po' come la giornata, no? La giornata sappiamo che al Brahmamurta è il momento migliore per la vita spirituale, cioè il mattino Brahmamurta è l'ora del mattino presto, no? Poi dipende da com'è il sole, però di solito tra le 4 e mezza fino alle 6, 7 e mezza, 8, insomma dipende poi dalla stagione. Ed è il momento migliore per la vita spirituale, perché uno può avere la concentrazione, cantare Hare Krishna, eccetera. Così anche la parte iniziale della vita, se un bambino viene educato nei principi della vita spirituale, gli rimarranno molto saldamente situati nel cuore. Lui ha avuto questa fortuna, Ajamil, che era nato una famiglia brahmini. Poi dopo, nelle altre parti della giornata, le altre influenze della natura materiale si fanno sentire di più. Per un devoto, poi, che però è ben situato, lui vive tutte queste parti della giornata in modo appropriato, no?
Non è che la sera, appunto, succede una volta ogni tanto che si faccia una festa la sera, non è che la sera si mette lì e fino alle 11 di notte o alle mezzanotte sta lì a mangiare, che ne so, come un macrofago e a vedere, cioè a fare cose. Perché? Perché la mente si contamina. Allora, anche la vita va vissuta in modo, cioè la sera si dice uno non dovrebbe mangiare molto, a parte se è un'occasione particolare, non dovrebbe mangiare molto, dovrebbe andare a letto a una certa ora per poi potersi alzare la mattina e fare la propria vita spirituale in modo congruo, in modo lineare. E così vale anche per la vita. Cioè, all'inizio, per i primi 25 anni o quello che è, uno dovrebbe pensare, almeno nella cultura vedica, questo era la normalità, dovrebbe pensare proprio alla vita spirituale, imparare quali sono i principi fondamentali dell'esistenza, imparare l'austerità, imparare, cioè per cui conoscenza e austerità è fondamentalmente capire che la vita è fatta per essere devoti a Vishnu, per essere devoti a Krishna, Dio la persona suprema. Poi dopo, per 20-25 anni, poteva impegnarsi nella vita di famiglia e avere figli. Prova dice dai 25 fino ai 45-50, perché fai un figlio a 45-50 anni, poi, capito, bisogna anche crescerli, non è che dici ok, vai a scondere Dios, cioè adesso ti ho procreato, vai, prenditi cura di te stesso. C'è anche questo senso di responsabilità. E dai 50 fino di solito ai 70, quando si ricampava a 100 anni, 70-75, uno viveva una vita da vanaprasta, ancora con la moglie, quello è il vanaprasta. Adesso il vanaprasta è inteso che uno molla la moglie, non è così. Vanaprasta è con la moglie, poi vivevano, vana vuol dire foresta, abitanti della foresta. Certo, andavano lì, anche se erano persone abbienti, vivevano una situazione più austera. Noi viviamo tutte queste ashram o livelli, o diciamo fasi della vita, sulla base della predica, sulla base della diffusione del movimento per la coscienza di Krishna. Nessuno mai penserebbe che vai a fare il vanaprasta, arrivo, partiamo, io e mia moglie andiamo, che ne so, nella foresta equatoriale, ci mettiamo un po' di cortecce addosso, cioè, e viviamo lì. Che fai? A parte che non sopravvivi, sembra quasi un survival, sai, vai lì, ma a parte che non sopravvivi, ma poi che fai? Che cosa la tua mente ti porta via? Cioè, in Kali Yuga, se hai, diciamo, fatto tre pasti al giorno e hai mangiato tranquillo, hai dormito su un letto normale, niente di, cioè, a stare nella foresta vestito con una corteccia quando piove, a dormire per terra e con le unghie che non te lavi, tutto lì, perché il vanaprasta si lascia proprio andare, capito? Insomma, vive una situazione proprio, insomma, diventa impossibile. Però il punto era che uno lasciava la casa, la vita di famiglia per vivere, per capire che devo lasciare il corpo alla fine, qui è inutile che sto ancora a attaccarmi, no, questo qui è il tavolino, il maggiolino, o questo qui, o quello, cioè, capito, i miei mobilucci, la mia televisioncina, la mia, non stava lì a morire, beh, non c'era la televisione al tempo, però non stava lì a morire in una situazione di questo genere, perché è imbarazzante una cosa di questo genere. Questo è il punto. E poi in seguito, quando i kshatri arrivavano al livello di vanaprasta, i brahmana a sannyasi, perché lo kshatri a sannyasi non era della sua natura. Però c'erano anche re, se andrete a Benares un giorno, c'è anche non è di troppo tempo fa, il re di Benares, Varanasi, c'è il palazzo, e mi ricordo che siamo andati a visitare, sotto, si va sotto, c'è un fiume che passa, mi ricordo che era un fiume, non credo sia il Ganges, adesso mi lapsus menti, ma è un po' di...
si va giù vicino a questo fiume che scorre sotto il palazzo. Il re, dopo, si era ritirato e viveva dentro una cosa grande, non so, sarà stata 4 metri quadri. Viveva lì, si vedono, ci sono le foto, perché questo è uno fine 800, inizio 900. Sono le foto di questo re, che è re anziano, ormai con i capelli lunghi, lì proprio. E lui lascia proprio il palazzo e va a vivere dentro sto tugurio, e ha vissuto tutto il resto della vita lì per, non so, 10-15 anni, adesso non ricordo. Ed era uno che prima ammazzava le tigri, cioè era uno che non scherzava. Si vedono proprio le teste di tigre grosse così, quelle che aveva ammazzato, questo ammazzava la tigre con una spada, insomma era uno, o con un fucile aveva anche lì. Però ed era lì, Vanaprastha, ha vissuto così il resto della vita. I kshatriya arrivavano a questo, i brahmana invece sannyasi, riuscivano a prendere questa vita di rinuncia e ovviamente vivevano una vita di estrema rinuncia. Il sannyasi o era un madhukari, andava a prendere qualcosa quando rimaneva dai campi, i cereali rimasti, mangiava, se poteva mangiare mangiava, se non poteva mangiare non mangiava. Cioè, anche questo oggi non è possibile, cioè, non è che un sannyasi può, se non prende un po' di prasadam, casca per terra, cioè, e poi Maharaj c'è da dare la lezione, cioè, capito, lì che gli prende il coccolone, come si dice, gli prende lo svenimento. Cioè, per cui anche il sannyasi è preso per diffondere la coscienza di Krishna. Sono... In questi ashram sono dei sostegni nella vita spirituale, e un essere umano comunque, almeno nell'era vedica, passava per queste fasi. I Vaishya generalmente rimanevano Grihastha, i Sudra sicuramente rimanevano Grihastha, i Vaishya forse anche, e dipendeva. Ma comunque nessuno andava a finire come è finito a Jamil, che se non c'era stato, l'intervento, non ci fosse stato l'intervento misericordioso di Narayana, faceva veramente una brutta fine. Infatti gli Yamadutta erano lì, già c'avevano la lista della spesa, insomma, con lui, quello che gli avrebbero fatto, e si salva perché è della coscienza di Krishna. Che dire di una persona che si impegna sinceramente in coscienza di Krishna per tutta la propria vita e si sforza sinceramente, che è questo il messaggio della storia di Ajamini: non fare errori, non fare stupidaggini, impegnati seriamente per tutta la vita in coscienza di Krishna, perché altrimenti potrebbe andare anche bene per grazia di Krishna, ma potrebbe andare anche molto, molto, molto male, cioè, e di conseguenza meglio non rischiare. Meglio non rischiare di fare offese anche. Ok, questo è quello che possiamo dire. È un giorno un po' di corsa. Ci sono domande o commenti? Sì, sì. Quanto riguarda una vita spirituale all'interno della coscienza di Krishna, c'è per caso differenza? Cioè, le volte può fare un problema, un errore materiale con uno spirituale, oppure gli errori che si fanno in coscienza di Krishna sono tutti materiali? Spirituali? No. Allora, errore o lacuna o difetto, tutti fanno errori. Lacune, difetti, non c'è nessuno indefettibile, tutti sono perfettibili. Coscienza di Krishna, uno deve sempre pensare questi termini, particolarmente nei confronti di se stesso. Ma in essenza fare errori è una cosa di questo mondo materiale. La tendenza a commettere errori è connaturata nell'anima condizionata, essere illusi, commettere errori, tendenza a ingannare, sensi imperfetti, queste sono, devo smuovere i piedi,
sono le caratteristiche dell'anima condizionata. Quando un errore viene commesso involontariamente, apicet suduracharo, Krishna dice nella Bhagavad Gita, sadureva samantavya, cioè io lo considero una persona santa se c'è un problema che accidentalmente si manifesta. Perché? Perché il problema o l'errore, il difetto è materiale, ma non incide sulla coscienza. Però, come si dice, once is an incident, twice is a coincidence, thrice is an edit. Cioè, per me è un detto. Cioè, una volta è un episodio, un incidente episodico, due volte è una coincidenza, tre volte è una ricorrenza, è un problema ricorrente, diventa un'abitudine. Quello che il devoto deve assolutamente cercare di evitare è mantenere o sviluppare cattive abitudini. Perché Krishna vede la sincerità nello sforzo da parte del devoto di liberarsi dalle cattive abitudini e da impiantare nel proprio cuore, nella propria coscienza, le buone abitudini. E le buone abitudini quali sono? Sadhana, cioè canto dei giri, principi regolatori, servizio devozionale. All'inizio può non essere sempre tutto così fluido, però la pratica rende perfetti. E pratica significa che diventa un'abitudine, non un'abitudine nel senso che uno lo fa abitudinariamente, sempre, quello è Niyamagra. No, qualche volta però lo fa perché ha preso questa buona abitudine. La mente lo porterebbe da qualche altra parte, ma perché ha assunto queste buone abitudini lo proteggono, l'abitudine del sadhana. Gradualmente i periodi nei quali lo si fa solo per abitudine, il servizio devozionale, diminuiscono e lo si fa sempre più con consapevolezza. Mano a mano che questa consapevolezza cresce, consapevolezza vuol dire coscienza, cioè coscienza di uno diventa più cosciente di Krishna. Per cui uno può fare errori, possono accadere, ma la linea di demarcazione è sempre la stessa. Krishna deve vedere che quell'errore, magari anche ripetuto per una radicata cattiva abitudine nel passato, quegli errori il devoto li vuole superare soppiantandoli con le buone abitudini. Non si tratta di dire adesso così, con la mannaia in mano, oppure non siamo Bilvamangala Chakravarti. Bilvamangala Chakravarti Thakur aveva una predilezione per le forme femminili, era attratto dalle belle donne. Tanto che sappiamo la storia, va a vedere questa Cintamani, la prostituta, anche in mezzo a bufera, i serpenti che lo mordono, insomma era proprio uno che non ce la faceva star lontano dalle donne, tanto che la prostituta anche ha compassione, e vedendo che lei prova compassione, Somagiri, il suo guru, gli parla, dice: ma che stai attraverso la prostituta, ma che fai, ma vedi come sei ridotto, cioè per venire qui sei mezzo morto per venire a fare un po' di sesso qui. Allora lui si sveglia, capisce però perché di questa abitudine che ha, dopo, anche se decide di lasciare stare, insomma, il sesso, sapete la storia, no? La storia di lui va in una casa di un brahmana e c'è la moglie, una bella moglie. Lui non resiste, perché lui è un brahmana anche, e sai, c'era questo senso dell'ospitalità molto esteso, cioè lui
dice a lei, io vorrei, questa è troppo bella, io vorrei, il marito dice, che devo dire, che sei Atiti, Atiti vuol dire l'ospite, come Narayana, cioè, capito, che devo dire, e se proprio, e lui poi dopo si dice, ma che sto facendo, sto ricadendo, in questa cosa, piglia uno spillone e si buca gli occhi, Bibba Mangala, si acceca, allora, mai fare una cosa, noi non siamo a quel livello lì, cioè, mai fare una cosa del genere, cioè, il Mangala Chakravarti Thakura è uno degli alvarsi, insomma, cioè, però per dire, lui era talmente sincero, talmente lussurioso, ma talmente sincero che arriva a fare questo. E Krishna in questo caso lo diventa lì la Sukha, no? Quello che parla e sempre vede nel cuore i divertimenti del Signore e li narra, i divertimenti di Krishna. Allora, quello è un esempio estremo, però per noi cosa significa? Noi dobbiamo andare a prendere gli spilloni o darci una mannaia sulla mano o fare... Dobbiamo rimpiazzare o soppiantare le cattive abitudini con le buone abitudini. Krishna lo vede, vede quanto sforzo sincero c'è nel fare questo. E se è soddisfatto da questo sforzo, Krishna dà supporto e gradualmente le cattive abitudini se ne vanno. Poi vediamo che Krishna è gentile, non dice porto da me indietro a me solo i sannyasi, cioè, capito? Ci sono le possibilità nella vita spirituale anche di avere una moglie, avere una famiglia, avere anche, però il tutto deve essere concepito e vissuto in coscienza di Krishna, in modo tale che la mente vada verso Krishna, che la mente non vada altrove. Se noi non avessimo un po' di buon prasadam, la mente ci andrebbe chissà dove, perché non siamo dei tyagi, non siamo degli yogi rinunciati alla Dhruva Maharaj che mangia tre foglie, dopo non mangia più, capito? Cioè, poi non è arrivato, ecco, oggi è il momento di prasadam, quattro foglie di alloro, tre foglie di rughetta, cioè quello che sia, cioè aloha, cioè prasadam, perché... così che i sensi siano sufficientemente appagati e uno possa pensare al servizio devozionale, impegno pratico. L'impegno pratico e il servizio devozionale è fondamentale. Sadhana Bhakti significa questo. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevam, eccetera. Va bene, Hare Krishna, Shri Prabhupada Ki Jai.